Quando ero piccolo avevo una voglia matta di vedere partite di calcio e nella mia testa doveva esserci una partita di calcio esattamente come quella che si può vedere allo stadio o in televisione. Ci saranno tutte le situazioni che si trovano in una partita, quindi anche le più difficili da riprodurre, quindi come i colpi di testa, come il fuorigioco, le rimesse laterali e tutta una serie di situazioni tattiche che ci sono in una partita. E riprodurre tutto questo in un gioco da tavolo è stata la mia vera sfida. Il giocatore, tra l'altro, ha una forma particolare perché è un cilindro che ho sempre difeso. Sembra una pedina innocua e lo è perché non ha la forma di un calciatore vero. Ha un grandissimo vantaggio, quello di poter applicare gli adesivi delle magliette e quindi di poter personalizzare in pochissimo tempo i calciatori e le squadre. Grazie agli adesivi tondi che si possono applicare nella parte alta e nella parte bassa dell'omino, ci sono tutte le informazioni appunto che l'utente può vedere direttamente mentre sta giocando la partita. Ci sarà la possibilità di prendere delle squadre opzionali perché ne esistono tantissime, però l'esperienza del gioco del calcio volevo che fosse tutta all'interno dello starter kit. Ci sono le due porte con le reti morbide, le aste per muovere il portiere, l'arbitro, il guardaline, i tabelloni pubblicitari, gli 11 calciatori titolari più i 5 panchinari, proprio perché la panchina ha un senso perché puoi decidere prima della partita quale schieramento mettere in campo. Secondo me è molto diverso da tutti gli altri giochi. Forse la più grande curiosità e la più grande voglia che ho è quella di far vedere qualche minuto il gioco a tutti, per far vedere di cosa si tratta, cioè di non dar per scontato che è una cosa già vista.